Siamo tutti consapevoli dei cambiamenti climatici, della tutela della natura, dell'urgenza di salvaguardare l'ambiente. Siamo tutti in prima linea, indistintamente. Ma l'approccio dell'Unione Europea, fatemelo dire, insomma, l'Europa, ha un approccio un po' ideologico, è un po' succube degli slogan di Greta, ma un approccio potenzialmente dannoso per il continente. Sì, sì, ho detto dannoso. Perché le vostre politiche rischiano di dissanguare le economie a fronte di risultati che francamente sono trascurabili in termini di riduzione delle emissioni. Parliamoci chiaro, per ottenere i risultati che avete in mente siete di fatto costretti a imporre tasse etiche o verdi che sono una vera e propria mazzata, che avranno ricadute pesantissime su imprese e lavoratori con delocalizzazioni, impoverimenti e abbassamenti salariali. Vi faccio un esempio. In Italia applicare questo regolamento nei modi e nei tempi che voi prevedete vuol dire portare nuove tasse, nuova burocrazia, sacrificare intere filiere produttive italiane a favore di chi? Di che cosa? Di monopattini cinesi, di auto francesi o tedesche dotate di batterie cinesi. Insomma, voi avete in mente uno sviluppo sostenibile, così definito, che però vale solo per i paesi europei, perché siete totalmente zitti con i paesi asiatici come l'India e la Cina, con i quali continuate a stringere accordi commerciali senza dire assolutamente nulla, e dico nulla, sull'ambiente. Allora, e concludo, siamo in crisi economica, in Europa più forte che altrove, e voi che cosa fate? Spingete su provvedimenti che rischiano di amplificare questa crisi, riflettete, non è questo il momento di nuove tasse e nuovi obblighi, tra l'altro nei confronti di chi fa fatica ad andare avanti. Questa non è tutela dell'ambiente, ma è un'ideologia ambientalista fatta da burocrati europei. Grazie. Grazie.